Ciao a tutti, sono qua in basso. Non sapevo dove mettermi, poi vedrete perché c'è l'interfaccia molto ingombrante. Inizio oggi una serie dedicata al nuovo Ruined King, cioè il re rovinato, che è un RPG con combattimenti a turni tattici ambientato nel mondo di League of Legends. Il gioco è fatto da quelli che hanno fatto Battle Chasers Night War. Insomma, un buon gioco come lo era il precedente, forse un po' più breve questo. Premetto che io non sono un giocatore di League of Legends, non quello come Dota, sono giochi che non mi appassionano più di tanto. Io ho giocato un pochino a Heroes of Storm, che è un po' più semplice, un po' più diretto, ci sono meno menate, ci sono meno build, è più semplice, insomma, immediato da giocare. Per cui, perdonate se alcune cose magari non saranno esatte. Per esempio, so che questo gioco è ambientato dopo Burning Tides, cioè le ondate che bruciano, brucianti. Che però non so cosa sia esattamente, ho fatto delle ricerche ma non ho ben capito. È una parte di storia del mondo di League of Legends, divisa in più capitoli a quanto pare. E questo appunto avviene dopo. Non so poi come sia stata presentata ai giocatori, se era all'interno del gioco, se era un filmato, non ho proprio idea. Diciamo che fa parte del lore, quindi della storia, insomma. In questo gioco ci saranno alcuni eroi, qualcuno tra l'altro lo conosco, quello che abbiamo visto tipo samurai con la coda, quello l'ho visto ancora, e io ho proprio giocato pochissimo veramente. Questi eroi, uno è Miss Fortune, l'altro è quello che abbiamo visto prima, che con la cosa gigante, con la specie di sfera gigante che si chiama il Aloy. Poi abbiamo Braum, poi abbiamo Yasuo, che forse è li abbiamo visti più o meno tutti questi qua. Poi Airi e Pyke. Io ho fatto le mie prove. Tanto appunto l'unico difetto veramente è che sembrerebbe che il gioco non sia molto lungo. Comunque niente. Facciamo in questo caso un nuovo profilo. Nuova partita. Io non so se farlo. In realtà si può modificare poi in gioco. Partiamo con normale intanto. Quindi comunque si può modificare, adesso vedrò. A Bilgewater, i mostri esistono davvero. Quando ero piccola, mia madre è stata uccisa da un vigliacco balordo di nome Gangplank. Mi ha sparato e mi ha lasciato a morire. Non ci furono processi. A Bilgewater lui era la legge. Gli ho dato la caccia. Ho ucciso i suoi uomini. Poi ho guardato Gangplank morire sulle rive in fiamme. Non so se anche Ci questo è sono un ancora mostri in personaggio. giro. Sicuramente, questo Per Gangplank, secoli, dico. i Buru hanno protetto queste isole dai peggiori. Ma anche loro temono le mietitore. Attacchi che prendono forma da una nebbia oscura, scatenati dai nostri vicini non morti delle isole Ombra. Ogni volta le mietitore si fanno più forti, mentre i Buru si allontanano. Quanto potremmo resistere con la magia e le preghiere?
miei mostri sono in carne e ossa. Non mi fanno paura. Solo una cosa mi fa paura. Diventare una di loro. Sembra quasi tranquillo da quassù. Peccato che non sia così. Buongiorno, capitana. L'ospite è arrivato. Raffen, ricordi i bei vecchi tempi spensierati, quando potevamo prenderci quello che volevamo, dove volevamo? Guardaci ora, invece. Appuntamenti, impegni diplomatici. Beh, almeno tutto questo richiede ancora l'uso delle armi. Sarà anche vero, ma quando era il re dei predoni, Gangplank si limitava alle armi. Se unisco le bande con la forza, la città mi vedrà ancora come una salvatrice. Gangplank era un tiranno, Sara. Tu sei forte, ma non sei crudele. Sono fiero di essere il tuo primo ufficiale, e il resto della ciurma è orgoglioso di chiamarti capitana. Le bande ti seguiranno. È solo una questione di tempo. Non potranno seguirmi da morte. Spero che possano cambiare idea prima che vengano spazzate via. Certi cani non obbediscono finché non tiri fuori il bastone. Va bene. Non facciamo aspettare il capitano Thorn. Ok. Meglio tenere gli occhi aperti. Allora. Qui è un po' come in Diablo quando si evidenziano gli oggetti sostanzialmente. C'è mai un attimo di tregua. Allora, facciamo una cosa in realtà. Mettiamo un veterano e basta. Poi vedrò se abbassarlo. Partiamo con... Il gioco c'è da fare attenzione, che supporta l'autosave, ma l'autosave è soprattutto quando si cambia le zone o dopo i combattimenti. E... da quello che ho visto io, se si ricarica la partita in una zona nuova, parte dall'inizio di quella zona praticamente. È un po' una menata da quel punto di vista lì. Perlomeno, soprattutto per uno streamer. Niente da segnalare, capitana. Sarebbe morto con te. Mi sbagliavo. Capitana. Ho ancora i proiettili nel mio corpo. Non è bastato uccidere Gangplank. Ma l'hai sconfitto. Tu respiri. E lui è a pezzi, sparso sul fondo dell'oceano. Quei proiettili sono solo un piccolo ricordo. Vorrei che non mi facessero ricordare così tanto. Come dicevo, non so dove mettere la telecamera, ma... cioè, o la tolgo, o se no... ma perché lo vedrete, quando ci sono i combattimenti, poi c'è tutta una... un HUD molto complicato. Questo è l'unico punto, però in effetti poi quando ci sono queste scene... invece sono in mezzo alle scatole. Guarda che è tradotto, per cui potrei anche... è anche per quello che l'ho lasciato, perché in realtà
è anche tradotto in italiano, cioè doppiato in italiano, quindi non è così importante leggere il testo, però. Non mi importa che ciurma sono, io do sempre il massimo. Chiaramente questa cosa qua di Gangplank, eccetera, eccetera, evidentemente era stata raccontata in quel Burning Tides. Il gioco in realtà si può giocare anche senza saperne niente, appunto, di personaggi, eccetera. Gangplank non era un uomo, era un'idea, e si dice che le idee siano prova di proiettile. Gangplank era un assassino, ma soprattutto un truffatore, irrettiva ai marinai, con storie di grandi ricchezze, e li tramontava in criminali. Gangplank gestiva la città come una delle sue navi. O gli davi il sudore o gli davi il sangue. Ecco, se non sparisci immediatamente. Non hanno calcolato bene i tempi di lettura, probabilmente. Non c'è... no, c'è qualcosa. In realtà devo andare lì. Dobbiamo parlare anche con gli altri. Certi uomini non vogliono giocare pulito, per questo molti apprezzavano lo stile di Gangplank. Quando Gangplank non c'è più, i miei si stanno arricchendo. Lunga vita alla nuova regina. A Noxus avremmo gettato Gangplank in un'arena, molto più divertente. La gente ha paura della nebbia oscura, ma io penso che renda la vita interessante. Ecco, l'introduzione che vi ho fatto vedere è che si vede solo iniziando il gioco. Quindi l'ho lasciata. Sostanzialmente, appunto, si vede questo personaggio che a quanto pare ha voluto far resuscitare la sua amata, e in realtà questa è diventata una specie di strega e l'ha ammazzato. Ammazzandolo, in realtà, lì a quanto pare l'isola è diventata maledetta e si è creata quest'isola delle ombre. Sembrerebbe, da quello che vedo lì. Poi non so se lui è un personaggio, un eroe del gioco quando era umano, o adesso invece che è una specie di lich. Non lo so, non ne ho idea questo. Se lo conoscete, se lo sapete, magari scrivetelo nei commenti, così mi illuminate. Vedo che hai fatto delle ristrutturazioni. Che ti devo dire? Ci voleva un tocco femminile. Non credo che al vecchio proprietario dispiaccia. Direi di no, considerando che l'hai ucciso insieme al resto del consiglio. Non credo che tu sia qui per parlare del mio gusto per l'arredamento, capitano. Hai considerato la mia offerta? Offerta? Cederti tutte le mie operazioni, la mia flotta, tutti i miei uomini. Miss Fortune, avrei anche ucciso Gangplank e rubato la sua bella casa, ma non per questo sei la mia regina. Per come la vedo io, Bilgewater è alla portata di chi vuole prendersela, quindi dacci un taglio. Non vorrei rovinarti quel bel faccino. Tanti saluti alla diplomazia. Sai, Raffen, credo che inizi a piacermi. Ok. Primo combattimento. Poi il mondo in cui si svolge il gioco si chiama Runeterra. Per chi non lo sapesse, dovesse sapere che c'è anche... quelli della Riot hanno fatto sia League of Legends, e nel tempo hanno aumentato, hanno fatto Vanguard e hanno fatto appunto anche Legends of Runeterra, che invece è un gioco di carte sulla falsa riga di Hearthstone della Blizzard. Quindi il mondo si chiama Runeterra, il mondo inteso come pianeta. Entrerai in un combattimento quando incontri i nemici nel mondo e in momenti particolari della storia. Le carte ai combattenti mostrano statistiche chiave come il livello, la salute e il mana. Quindi noi siamo di livello 9, abbiamo 110 di mana e 500 di vita. E gli altri di livello 6.
Adesso vediamo se non mi ammazzo la prima volta. La barra d'iniziativa. Ecco, qualcuno dice che ha un sistema di combattimento tipo quello dei primissimi Final Fantasy, se non il primo Final Fantasy. Non me lo ricordo, francamente. Se è vero, magari anche questo potete confermarlo nei commenti. Comunque, la barra dell'iniziativa indica l'ordine col quale i combattenti agiranno. Non credo che però ci fossero le linee, dopo le vedremo queste cose. Cioè, che ci sia il coso temporale, vabbè, ma quello è normale. Invece hanno aggiunto qualcos'altro, che adesso vedremo. Quando il ritratto di un combattente raggiunge la parte frontale della barra dell'iniziativa, è il suo turno. Quando è il turno di un tuo combattente, puoi eseguire una delle sue tante abilità di combattimento. Le abilità istantanee non costano mana e vengono eseguite subito dopo aver confermato un bersaglio. Le abilità in corsia, le corsie sono queste tre linee orizzontali, costano mana e richiedono tempo per essere lanciate. Fai attenzione all'ordine di turno quando selezioni l'abilità, dopo vedremo. Completa questa ondata sconfiggendo tutti i nemici. Okay. E abbiamo appunto l'istantanea, qui abbiamo quello che lui chiama corsia. Per esempio, adesso se iniziamo qua, poi c'è anche il sovraccarico, lo vedremo. Questo qua fa 55 di danni e genera 10 sovraccarico e applica un colpo e via. Prendo, si può anche ingrandire. Ok, e infligge ulteriori 17 se il bersaglio non aveva già un colpo e via, che è un debuff, credo. Qua invece riduce i danni praticamente, aumenta l'evasione del 10% e i danni del 40%. Mentre invece corsia, ecco, abbiamo questi tre. Come vedete, corsia di velocità fa meno danni, ma è più più veloce. Corsia di equilibrio fa un po' più di danni ed è a metà, appunto. Corsia del potere fa più danni, però passa, ci vuole più tempo praticamente. Quindi adesso qua non si vede, ma se uno dei nemici fosse, per esempio, dove più o meno dove siamo adesso, ma nella corsia sopra, noi agiremo dopo di lui. Per esempio, mettiamo che fosse qua il nemico, io dovrei scegliere questo per attaccarlo prima. Meno danni, ma lo attacco prima e magari mi può servire per finirlo, per esempio. Se invece fosse qua, io faccio questo, il colpo me lo becco, però comunque faccio il danno pieno. Poi abbiamo questo doppio colpo, infligge 82 e 82 anche a un bersaglio vicino. Se il primo bersaglio viene sconfitto, il secondo colpo infligge ulteriori 41 di danni. Entrambi i colpi applicano un colpo e via. Quindi in realtà anche questo applica quel colpo e via, che però non è spiegato in questo momento. Oppure abbiamo spezzacuore, infligge 173 di danni se il bersaglio però è affetto da un colpo e via. Allora, infligge 173, se è affetto da questo un colpo e via, infligge, diventano 278 e consuma quel colpo e via. Quindi è tipo il come marchiare l'avversario, no? Ci sono certi giochi che permette di fare anche, non so, Darkest Dungeon, cioè marca l'avversario per infliggergli più danni o magari addirittura i critici. È la stessa cosa sostanzialmente. Infatti si chiama un colpo e via, quindi un altro colpo e via, diciamo così. Tecnicamente bisogna fare prima applicarlo e poi fare questo. Proviamo a considerare che bisogna comunque risparmiare il mana. Infatti ci saranno poi le pozioni della vita, le pozioni del mana. Provo a fare questo intanto. Hanno parecchia vita, tra l'altro. In questo momento in teoria hanno il debuff. Ok, tutti e due vogliono attaccare me. E proviamo ancora attacco in corsia, però come vediamo non che cambi, quindi qua o possiamo difenderci o possiamo insistere con l'attacco. Proviamo ad attaccare ancora, non ci hanno fatto niente tra l'altro. Ok,
sa che ho sbagliato qualcosa. Non ce la farebbe comunque. No, però... Ok, facciamo questo. Quindi ci subiamo comunque dei danni, ma poi le vediamo, no? Poi credo che si possa giocare sempre un massimo di 3 contro 3, credo. Volta, perché in questo caso lui è solo entrato in... Ecco qua, sovraccarico, eseguendo determinate abilità istantanee. Il sovraccarico è un mana bonus temporaneo, utilizzabile per lanciare le abilità in corsia, che dura solo per un combattimento. Questo combattimento. Quindi, in un certo senso è una specie di mana di riserva. Quando è poco mana, genera sovraccarico e rimane in combattimento. Possiamo provare. Questo ci attaccherà, vabbè. Ok, 10 abbiamo. Puoi anche selezionare una pozione curativa dalla sacca per recuperare salute. I combattimenti finiscono quando tutto il gruppo arriva a 0 di salute. Gestisci con cura la salute per continuare a combattere. Lui ci avrebbe attaccato comunque, ma in realtà si è buffato. Oh. Ciao. La considero una resa formale. La consorteria non ti seguirà mai! È capito! Preferisco morire! Capito. E voi, ragazzi? Il vostro capitano parla per voi? Bene, capitano Thorn. Direi che la riunione è finita. Maniere forti. Voi altri, benvenuti nella mia ciurma. Siate leali e verrete ricompensati. Traditemi o provate solo a sussurrare il nome di Gangplank e vi ficcherò in una scatola insieme al vostro ex capitano. Intesi? Sì, capitana. Non sembrava così crudele. Ovviamente i nomi sono un po' bizzarri perché... diplomatico. A parte qualche testardo, la consorteria è con noi ormai. Le loro navi, le loro armi. Ma nessuno dei loro capi? Non ancora. A costo di ficcare un proiettile in testa a tutti i capitani, dai porti ai moli del sangue, gliela farò capire. Bilgewater appartiene a Sarah Fortune. Vedrò se togliermi sempre con la telecamera. Comunque stavo dicendo che i nomi sono chiaramente un po' bizzarri degli eroi, dico, perché non è nato come un RPG, quindi i nomi venivano scelti più in base a un... a idee tipo di... Oh, cool. Cambio di corsia. Attenzione, il nemico ha un buff chiamato bomba nebulosa innescata, pronto a esplodere e a uccidere il tuo gruppo, a meno che non venga disinnescato con un'abilità nella corsia della velocità. Se lo vediamo. Quando selezioni l'abilità in corsia, puoi passare dalla corsia dell'equilibrio, predefinita, alla corsia della velocità o alla corsia del potere, usando i tasti OK. Eseguire un'abilità nella corsia della velocità riduce il suo tempo di lancio e velocizza l'esecuzione, ma ha un impatto minore. Eseguire, l'abbiamo visto, appuntamento su tempo di lancio, rallentando l'esecuzione ma ha un impatto maggiore. Esamina i nemici per scoprire le loro meccaniche e usa il cambio di corsia per avvantaggiarti in combattimento.
adesso poi compaiono anche le cose su, cioè è un po' pieno di cose. Allora, quindi ha queste due abilità: infligge danni lievi in due colpi, infligge danni lievi e applica veleno. Il veleno poi infligge danni in tre turni. E poi ha questo: bomba nebulosa innescata, quando muore infligge danni ingenti a tutti i campioni. Un attacco nella corsia della velocità disinnesca la bomba. Ok, quando muore, quindi a 198 qui devi decidere, perché alla fine dici faccio questo qua che fa più danni ma costa anche mana. Vabbè, picchiamo intanto. Ok, adesso in realtà rischiamo di farlo esplodere. Quindi però ok, così dovrebbe andare bene, eh? Almeno. È esploso ma non ci ha fatto nulla, anche se lei ha fatto la scena tipo subiva i danni. Però la nebbia oscura, com'è possibile? Spinge la nebbia e trova il sopravvissuto. Poi c'è un'altra novità: nebbia benefica. Si è entrato in un combattimento stando in un pericolo chiamato nebbia benefica. Per questo si è creata una regione di pericolo nella barra dell'iniziativa che si muoverà con i ritratti dei combattenti. Quello che è importante, adesso vediamo, i combattenti del tuo gruppo che finiscono all'interno della regione ne divengono bersaglio. Quando la regione arriva nella parte frontale della barra, applica i suoi effetti ai combattenti bersagliati. Cioè, l'importante è agire fuori da quella zona, praticamente. Quindi selezionare una corsia che temporalmente ti porti fuori dalla... Per fortuna puoi usare le abilità in corsia per cambiare corsie e uscire o entrare nelle regioni della barra di iniziativa, perché poi in realtà ci saranno anche delle zone favorevoli. Questa no. Questa non è favorevole. Prende il controllo del posizionamento dei combattenti sulla barra dell'iniziativa e avrai il controllo della battaglia. Ok. Adesso vediamo, ma in teoria, per esempio, facciamo questo, anche addirittura più potente, ci stiamo dentro. Trasferimento dell'essenza. Non ci siamo presi la nebbia. Posso anche farvi vedere cosa fa in realtà. Non ci dà dei malus, però sì, si potrebbe anche fare. Allora, lui adesso ha 99, quindi questo praticamente esplode subito. Quindi bisognerebbe tipo fare un attacco in corsia. Ma in velocità. Che tra l'altro così non subiamo nemmeno l'attacco. Basta anche questo, anche se costa meno questo, però in questo caso prenderemo l'attacco quantomeno. C'è da considerare che i combattimenti quando terminano non ci si refulla, cioè
se sei nel dungeon, quello che è, devi solo usare le pozioni per curarti, quindi andiamo così. Oro è polvere di zaffilite, si usa negli incanti, poi dovrebbe averci anche, dovrebbe esserci anche il crafting, per certe cose assomiglia molto appunto a Battle Cesare, tra l'altro dovrebbe avere anche la pesca, ma non ho già sentito lamentele perché non era né per niente stimolante né qua né là. Ok, già morto, maledizione.